Non è per rovinare il vostro lavoro, per mettervi i bastoni tra le ruote, ho solo da fare i complimenti alla squadra. Non sono l'ultimo arrivato, sono l'ultimissimo arrivato, quindi complimenti a loro per grandissima determinazione, grandissimo sforzo. Senza andare troppo nel dettaglio, abbiamo avuto giocatori che hanno giocato infortunati, come avete visto, giocatori che hanno giocato tutta la partita fuori posizione. Per fortuna abbiamo degli ottimi giocatori di pallacanestro completi, che ci hanno, insomma, hanno fatto un grandissimo sforzo per ottenere una vittoria che è chiaro, volevano con voglia assoluta, voglia clamorosa. Allo stesso tempo, il fatto di avere una voglia fortissima di vincere non fa pari con qualità dell'esecuzione, qualità della prestazione in termini di pulizia. Quello ce l'aspettavamo, però da parte mia solo grandi complimenti alla squadra e niente, e questa vittoria è assolutamente frutto di quello che è stato fatto prima del mio arrivo da parte di... Scusate che non è pathos, che non c'ho voce. Quello che è stato fatto prima del mio arrivo da parte di Lorenzo Panza. Famiglia a posto, figlio bene. Miei genitori, dimmi. Ma no, ho urlato di meno del solito, però magari ero fuori allenamento. Ieri non ho urlato proprio, oggi meno delle altre partite, insomma. Però... Ieri, sì. Era difficile fare di più, immagino, stasera, perché se si aspettava insomma, una reazione anche dal punto di vista emotivo della squadra, questo è avvenuto. Dal tuo punto di vista, ti aspettavi qualcosa in più, ti aspettavi qualcosa in meno? Quali erano le tue aspettative in questa No, non, sinceramente non ne avevo, perché comunque ho personalmente ho un vissuto con il club e con la squadra inesistente praticamente. E comunque, partendo anche dall'inizio della tua considerazione, parlando di reazione, insomma, abbiamo dei giocatori importanti. Penso che la reazione fosse normale, quasi, insomma, scontato aspettarsela, virgolettato, ovviamente scontato, perché comunque lo sforzo non va dato mai per scontato. E sono entrato nella partita con la consapevolezza che l'evento di oggi è qualcosa da contestualizzare come molto particolare. È una vittoria che deve darci contentezza, non sollievo, perché la strada che vogliamo fare è molto lunga e quindi non dobbiamo assolutamente essere euforici per una vittoria, per quanto anche esaltante per il modo in cui la squadra ha combattuto in campo. Senti, hai proposto questo quintetto con quattro piccoli, che tra l'altro ha anche messo in difficoltà, lo metteva anche Calvani un po' loro. Ti chiedo se, due cose, se è frutto delle assenze o se è un tema che tu pensi che si possa sviluppare. Non ne ho idea, Maurizio, sinceramente. Sicuramente, ripeto, abbiamo dei giocatori molto versatili, nel senso, non per fare il filosofo, non è questo neanche il contesto, ma Spizzichini che cos'è? Un playmaker, una guardia, un'ala, è un giocatore di basket nel senso moderno del termine, lo stesso Alibegovic. A suo modo anche Knowles, per quanto piccolo, è un giocatore versatile, magari difensivamente. O tuoi è un giocatore di basket sicuramente un po' raw, un po' no, grezzo nel senso, però un grande potenziale qui, però nel senso ampio del termine, non ristretta a una posizione, quindi è sicuramente qualcosa che con lo staff dobbiamo esplorare, però non ho fatto nessuna riflessione di natura tecnica, ho cercato di portare il mio entusiasmo, ma sai, ero sul divano fino a ieri, quindi l'entusiasmo ne avevo a borse piene. Una cosa sul piano psicologico, una sul piano tecnico. Prego. Quella sul piano tecnico volevo sostanzialmente fare la domanda che ha fatto lui prima, ma aggiungo una cosa. La
scelta di non mettere mai due lunghi insieme, sì, e anche della spiegazione che ha dato adesso, sostanzialmente lei dire in interni e esterni, più che non nel dettaglio del ruolo. Ma guardi, no, io sinceramente penso innanzitutto che ogni squadra vada, per quanto un allenatore come me, non dico abbastanza rigido, schematico, però abbastanza, mi ritengo abbastanza inquadrato, non molto arioso, ecco, come magari mi avete conosciuto da avversario, non mi ritengo molto arioso, ecco, come allenatore. E ho sempre giocato con due lunghi veri nel passato, per dire Martinoni e Cattapan, oppure a Veroli con Samuels e Cittadini, per dire, nella mia lunghissima carriera da allenatore. Quindi non, è un discorso di cercare di ottimizzare quello che abbiamo. E chiaramente oggi nel discorso di avere per tanto tempo la necessità di utilizzare quattro piccoli, abbiamo deciso di farla diventare la nostra identità per questa partita e quindi di perseguire una cosa al massimo e cercare di farla al massimo possibile. Dal punto di vista mentale, l'altra cosa? Dal punto di vista mentale, appunto, che cosa si fa quando si prende una squadra di forza? Ah, assolutamente. Sì, sì, chiarissimo. No, ho parlato con i giocatori per un discorso di conoscenza, ma non presentarmi col curriculum che è cortissimo, proprio. Quindi il discorso sono stati in ottica di conoscenza. Io credo che è chiaro che noi dobbiamo fare. Cioè io non ho visto il mio arrivo come personalmente, non posso percepirlo così per come sono io come allenatore, nell'ottica di vincere, cioè faccio tutto quello possibile per vincere subito, per vincere domani, quindi oggi, per vincere la prossima, però non vogliamo saltare nessun passo, perché comunque il club ha grande ambizione, e questo non devo dire io, abbiamo degli ottimi giocatori, quindi è una squadra importante la nostra, personalmente non vogliamo saltare nessun passo, magari ci metteremo un giorno in più, però non vogliamo, ecco, vogliamo costruire le cose che ci fanno diventare una grande squadra, e per una grande squadra intendo una squadra che gioca solido, gioca di squadra, gioca con continuità, si riprende dai momenti di difficoltà giocando di squadra e non affidandosi agli individualismi, ma non perché sono cose che appartengono alla nostra squadra, è un discorso in generale, secondo me, delle squadre vincenti, giocare duro, giocare di squadra, essere continui in questo senso. Complimenti a Tortona, una partita dove prima di giocarla poteva sembrare che nella situazione in cui arrivava Tortona a questa partita, con tutte le problematiche che ci sono state, sia per l'avvicendamento dell'allenatore che per quanto riguarda i giocatori che mancavano, che potesse essere una partita in salita per Tortona. Come sempre poi il campo dice la verità vera. Tortona ha fatto di una situazione di emergenza la forza per poter ribaltare quello che era stato un trend iniziale e anche il disagio di dover avere le ulteriori assenze di Caneto. Ha presentato in campo un quintetto strano, particolare, che sicuramente non è stata una situazione agevole per noi da controllare. Questo non toglie le nostre responsabilità e del fatto che quello che non accetto da parte della mia squadra è il mollare mentalmente la partita. Nei primi due quarti, se c'è qualcosa che non è andato bene, sicuramente sono stati, cioè che non è stata una cosa determinata da noi, i tiri da fuori che siamo mancati, da liberi, che abbiamo sbagliato, ma quello, quando uno tira da fuori da libero, vuole far canestro. Quello che invece è mancato, la fretta, soprattutto nel primo quarto, nei primi due quarti, la fretta di voler andare a trovare una soluzione non giocando di squadra sulla pressione difensiva di Tortona. E difensivamente il primo quarto forse è stato tra i peggiori, perché tutto quello che avevamo preparato, poche cose sono tornate di quello che avevamo pensato di fare, e nella seconda parte, alla ricerca di voler recuperare il punteggio, è stato, nel momento che abbiamo preso un piccolo break, è stata un'iniziativa individuale dove non abbiamo fatto nulla a livello di squadra, e questo è stato il punto di connessione con il fatto di aver mollato mentalmente
e cioè una situazione di difficoltà, ognuno ha pensato di dover risolvere individualmente la partita. 7 punti nel terzo quarto per una squadra come noi, che domenica scorsa ne ha fatti oltre 80, non è assolutamente attendibile. La settimana prima a Legnano ne aveva fatti credo quasi 90 o giù di lì, e quindi è il sintomo proprio appunto dell'esserci staccati mentalmente la partita e soprattutto disuniti nel non giocare la partita di squadra. Potevamo solamente riprenderla in questo modo. Domande? Queste prestazioni, parlo sulla sua squadra, ma più in generale, sono che ci sono prestazioni molto discutibili e strappi dentro le partite, un po' dappertutto. È frutto del fatto che siamo iniziati la stagione, non c'è ancora un'identità chiara, o sono cose diverse? Beh, intanto all'interno della squadra ci sono... La squadra è fatta di individualità, e all'interno delle individualità ognuno deve avere ben chiaro quello che sono le sue responsabilità, nel senso che io come capo allenatore ovviamente ho delle responsabilità diverse rispetto al mio assistente, quindi anche nei 10 giocatori ognuno ha un peso della sua responsabilità diversa. Quando manchiamo per quello che possano essere responsabilità che dobbiamo prenderci, è ovvio che fai ancora più fatica, perché chi non ha un ruolo da primo attore deve essere un valore aggiunto, non può essere quello che risolve la situazione, cioè te la può risolvere in un momento, ma nei 40 minuti non può essere quello che ti risolve tutte le situazioni. Quindi questo è mancato sicuramente. È indubbio che una squadra dove ci sono 9 giocatori che non hanno giocato mai insieme, un allenatore che è nuovo, è indubbio che abbia bisogno di tempo. Però, ripeto, quello che è grave di stasera è il fatto che noi mentalmente nel terzo quarto abbiamo mollato. E questo non è accettabile per una squadra che vuole fare un campionato importante.